Benvenuti in questo nuovissimo video. Ero in volo, sul volo che mi riportava da Creta a Bari, e ho pensato: perché non parlare della Grecia? Perché è importante parlare di questa nazione che ogni anno ci regala delle emozioni importantissime. E quindi vi voglio parlare dei 5 buoni motivi per cui dovete fare assolutamente una vacanza in Grecia. Tutto questo subito dopo la nostra fantastica sigla. Prima di iniziare il video vi chiedo di fare un piccolo sforzo, lasciate un like, un commento, ma soprattutto iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma per noi è fondamentale, è vita. La vostra iscrizione al canale YouTube è davvero vita, serve per la sopravvivenza del nostro canale YouTube. Fatta questa breve premessa, partiamo dal primo motivo per cui andare in Grecia. Al primissimo posto ci sono le spiagge davvero più belle del mondo. Vi potrete immergere in spiagge davvero fantastiche, avrete dei panorami terra, mare, acqua, si incontrano in un purpurrì di colori, di profumi, è mediterranea, la Grecia è bellissima. Al secondo posto, non da meno, c'è l'economia. È ancora un posto economico. I voli low cost raggiungono la costa, le isole greche, e davvero costano poco. Fare una vacanza in Grecia costa davvero pochissimo. Esempio, io sono stato a Creta, ho speso solo 450 euro tra volo e alloggio per 7 giorni. Trovatevi voi un posto in Italia al mare dove si spende così poco e me lo scrivete qui sotto. 450 euro per 7 giorni di vacanza, voli inclusi, 3 persone e colazione. Quindi è un posto davvero economico dove poter, in un periodo di crisi, poter trascorrere una settimana di pace con la vostra famiglia. Al terzo posto sicuramente vi conquisterà l'accoglienza greca. Sono persone straordinarie, sono come noi, ma meglio di noi. Sono gente che viene dal mare, gente che viene dalla terra, sono contadini, sono persone umili, sono persone che hanno fatto dell'accoglienza il loro punto di forza. Ti faranno sempre sentire a casa propria, mai una contestazione, sempre accomodanti, sempre persone davvero uniche e speciali. Con loro una chiacchierata, tra l'altro molti parlano italiano, sarà davvero un piacere, riscalderà il cuore e farà passare la vostra vacanza in totale relax e serenità. Al quarto posto vi dico solo una cosa: la Grecia è piena, strapiena di spiagge non libere, ma bensì di lidi attrezzati. Il 90% dei lidi sono gratuiti, basta che vi prendete una consumazione, un caffè, qualsiasi cosa. Quindi andare in spiaggia non solo non vi costerà nulla, ma sarà piacevole, perché avrete dei servizi che in Italia non ci sono, soprattutto gratuiti. Vi basterà andare lì, bere un caffè, 2-3 ore di caffè, potete stare spalparanzati su un lettino comodissimo di fronte alla spiaggia, sotto un ombrellone, con docce, bagni e attrezzi vari, per tutta la giornata, con un solo caffè. Certamente non lo fate perché sembrerete morti di fame. Quinto, ma non ultimo, motivo per andare in Grecia è il cibo. È molto mediterraneo, è molto simile al nostro, più condito, più speziato, ma è buonissimo. La carne più buona e più saporita l'ho mangiato in Grecia. Il pesce più buono, più fresco, si mangia in Grecia. Chiaramente dipende anche da quanto volete spendere. È un posto dove tutto sommato è ancora conveniente sedersi al ristorante e mandar lì a mangiare tutti i giorni, ve lo posso stragarantire. Bene, il nostro video è finito. Ricordatevi di iscrivervi al canale se siete stati in Grecia, se avete altri suggerimenti da farci, scriveteli qui in basso, andatevi a vedere tutti i nostri video. Ciao!